Assessore, oggi vengono presentati 7 progetti sulla lingua lombarda, quindi il testo unico della cultura si sta concretizzando man mano. Via. Sì, questi sono i primi risultati dell'applicazione di una delle nuove norme inserite nel testo di riordino sulla cultura. Con il riconoscimento della lingua lombarda abbiamo avviato questa sorta di bando a sportello. Devo dire che gli esiti sono molto positivi, 7 progetti che hanno centrato l'obiettivo. Oggi li presenteremo uno a uno proprio perché è la prima volta che presentiamo progetti di questo tipo, quindi abbiamo voluto dare una valenza particolare a tutti i soggetti che hanno partecipato e fa ben sperare anche per il futuro, proprio perché in così poco tempo sono stati realizzati dai territori, alcuni tra l'altro in collaborazione tra di loro, dei progetti di grande qualità. Ecco, senza magari entrare nei particolari di ciascuno di questi progetti, però in sintesi di che cosa si occupano? Diciamo che alcuni hanno puntato molto sulla musica, sul canto, sul gruppi musicali folk legati alle proprie identità territoriali, ecco, quindi direi che Van der Sfros ha fatto scuola e molti si sono ispirati alla sua esperienza, mettendo a rete anche diverse realtà anche al di fuori dei confini della Lombardia. Altri progetti hanno riguardato invece più il teatro, progetti per bambini, quindi di carattere didattico e di ricerca scientifica. Quindi sono 7 progetti, ma diversi l'uno dall'altro e molto variegati.